Questo è il fiume Tagliamento, l'ultimo fiume europeo veramente naturale e selvaggio, che ha un alveo fluviale che raggiunge anche i 2 chilometri di larghezza. Un fiume che nasce nelle Alpi Carniche, nell'Alto Friuli, e dopo 170 km, lo attraversa tutto, va a sfociare nell'alto mare Adriatico. Il Tagliamento, per chi abita in queste zone, è veramente un luogo magico, un luogo che viene utilizzato un po' in tutto l'anno. Si fanno le scampagnate, si viene a prendere il sole, si fa il bagno, si viene a giocare, si fanno le feste. Ma il Tagliamento dà il meglio di sé, soprattutto in estate. È considerato il luogo di villeggiatura. Un po' come dovrebbe dare il meglio di sé anche il nostro amato tappeto erboso, che in realtà, soprattutto nella seconda parte dell'estate, inizia a manifestare molto spesso dei problemi. Si tratta di un qualcosa di abbastanza inevitabile, perché Madre Natura ha concentrato proprio nell'estate un grandissimo numero di elementi stressanti. Pensiamo ad esempio alle alte temperature, ai colpi di calore, alle infestanti, alle malattie fungine e anche al fatto che poi in estate noi utilizziamo pesantemente il prato, insomma lo calpestiamo. E quindi è abbastanza inevitabile che il prato manifesti ingiallimenti, diradamenti più o meno diffusi, manifesti delle sofferenze significative. Ma così come Madre Natura è stata, diciamo, cattivella a concentrare nell'estate tutti gli elementi più stressanti per il tappeto erboso, la stessa Madre Natura dà al termine dell'estate la stagione probabilmente in assoluto migliore per fare tutte le operazioni di recupero del tappeto erboso. Vediamo quali sono 5 motivi per cui questa stagione è così favorevole a tutte le operazioni, in particolar modo per le semine e le risemine, in maniera tale da sfruttarle al meglio. Il primo motivo lo raccontiamo da qui, dal fresco delle acque del Tagliamento. Alla fine dell'estate il terreno è ancora caldo. Il fatto che il terreno sia caldo favorisce notevolmente la germinazione delle sementi. Quindi le operazioni di semina, di trasemina, di risemina del tappeto erboso avranno le più alte chance di successo. In altre parole, il prato riuscirà a germinare, a crescere e a chiudere il terreno molto più rapidamente e in maniera consistente. Il secondo motivo è in relazione alle infestanti. Durante la fine dell'estate, la stagione autunnale, il problema delle infestanti è molto minore, ci sono molte meno infestanti, per cui il prato nascente, il recupero del prato, non dovrà andare in competizione con nessuna altra specie erbacea. Terzo motivo, vediamo se riesco a raccontarvelo mentre cammino nelle acque del Tagliamento, riguarda le malattie fungine, perché in autunno, alla fine dell'estate, il pericolo delle malattie fungine decresce notevolmente. Non che non esistano patologie fungine anche nella stagione autunnale, ma sono estremamente meno aggressive rispetto a quelle estive o tardo primaverile. Il quarto motivo va di nuovo messo in relazione alle temperature, perché man mano che le settimane passano dalla fine dell'estate, le temperature decrescono e quindi i rischi dei colpi di calore, degli stress termici durante la stagione autunnale non ci sono. Questo leggero abbassamento continuo delle temperature favorisce la crescita e l'accestimento del tappeto erboso. L'ultimo motivo in realtà è quello che mi piace di più, perché dopo un recupero, una semina, una risemina del prato fatta alla fine dell'estate, c'è l'inverno, che di fatto è una stagione neutrale nel quale avviene un po' il riposo vegetativo, un congelamento della situazione, alla quale segue un ulteriore periodo che è la primavera, che permetterà eventualmente di riprendere il recupero qualora non avesse avuto il successo sperato, e quindi avremo un lasso temporale estremamente più ampio per riuscire ad ottenere un prato denso, fitto ed uniforme. Per tutti questi motivi settembre, la fine dell'estate, è veramente una stagione speciale che ci dà grandissime chance per costruire o per recuperare il tappeto erboso. Il mio consiglio è di effettuare sempre un po' di risemina in questa stagione, anche quando il prato non è
tanto rovinato, proprio perché l'efficienza dei lavori che facciamo in questo periodo è veramente molto molto elevata. Nella descrizione di questo video ti ho inserito un link a un articolo di riepilogo delle cose che ho detto, ma soprattutto a due articoli nei quali spieghiamo come si fa bene una semina del prato alla fine dell'autunno e come si esegue invece una risemina in maniera corretta. E con questo è tutto, guardate che spettacolo!